Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova edizione del nostro TG Flash che apriamo con un'operazione di caratura nazionale, perché è in corso su tutto il territorio italiano un'operazione contro l'andrangheta coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro, denominata Basso Profilo, che vede impegnati 200 tra donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e 170 unità tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto di 4 unità cinofile e un elicottero. In particolare 13 persone sono state arrestate e portate in carcere e ce ne sono 35 ai domiciliari. Tra gli arrestati, secondo quanto si è appreso, ci sono molti colletti bianchi di Catanzaro e provincia. L'operazione è stata condotta da queste particolari forze dell'ordine e coinvolge i maggiori esponenti tra le cosche più importanti tra Crotone, Isola Capo Rizzuto e Cutro, come Bonaventura, Aracri, Arena e Grande Aracri, nonché imprenditori di alto profilo ed esponenti della pubblica amministrazione collusi, secondo quelle che sono le accuse, con le organizzazioni criminali. La movimentazione illecita di denaro è per un valore di oltre 300 milioni di euro, accertata proprio nel corso dell'indagine. Secondo quanto avvenuto questa mattina a Licola di Pozzuoli, è stato arrestato un 29enne di origini nigeriane già noto alle forze dell'ordine. Il soggetto, impugnando un bastone, si è avviato verso una parafarmacia a via De Curtis. I dipendenti lo hanno notato e prima che potesse entrare gli hanno sbarrato la porta di vetro. Il 29enne ha colpito il vetro senza riuscire ad infrangerlo, ha poi rubato la bici di uno dei dipendenti che si trovava parcheggiata all'esterno dell'attività e si è lanciato contro la vetrata sperando di ottenere una sorta di effetto ariete, ma anche questa volta non è riuscito ad entrare nel locale ed ha desistito. È fuggito però con la bicicletta rubata, ma il proprietario lo ha inseguito e lo ha raggiunto. Ne sarebbe nata una breve colluttazione, ma anche questa volta il 29enne si è dovuto arrendere e ha abbandonato il veicolo fuggendo a piedi, e durante questa fuga ha colpito un passante con uno schiaffo al volto e ha danneggiato due auto in sosta. Questa fuga in realtà lo ha portato a pochi passi dai carabinieri della stazione locale, che erano stati comunque già allertati dai cittadini e lo hanno accolto, procedendo poi all'arresto. Si confessa e tramite il sacerdote ha restituito più di 200 monete antiche al parco archeologico di Pestum in provincia di Salerno. La storia è stata raccontata sui profili social del parco ed è l'ultima di tutta una serie di restituzioni da parte di persone che, mosse dal rimorso, hanno deciso di riconsegnare quanto avevano sottratto. Come ha rivelato una prima analisi dei materiali da parte del professor Federico Carbone, numismatico dell'Università di Salerno, in questo caso tra gli oggetti antichi si nascondevano anche una serie però di falsi realizzati in modo professionale. Di 208 reperti, ha detto il professore, 7 sono falsi e 201 sono originali, con 5 d'argento, una medaglietta in alluminio e tutti gli altri in lega di rame, nonché altri 7 oggetti di vario materiale. Secondo quello che è il direttore del parco, Gabriel Zuck-Triegel, si tratta di una restituzione comunque importante di materiali originali, sì insieme a falsi, ma che sono comunque stati sottratti in maniera indebita e vengono reinseriti in un contesto di legalità, ricerca e musealizzazione. Il nostro appello, ha detto il direttore, a chi dovesse nascondere questi reperti a casa è di seguire questo esempio e restituire, oltre agli oggetti, anche la storia che questi oggetti rappresentano per tutto il territorio. Ci spostiamo a Caserta perché l'ASL locale ha diramato il più recente bollettino di aggiornamento pandemico con riferimento alla data odierna, 21 di gennaio. Secondo gli ultimi dati, come potete vedere dalla grafica, si certificano 121 nuovi positivi, cui si aggiungono 81 guariti e 10 deceduti. I tamponi processati sono stati 1763.
per un tasso di positività del 6,8%, in linea con quanto si è visto nelle giornate precedenti. Maddaloni continua a essere la città tra tutti i 104 comuni della provincia con il maggior numero di positivi, con 278 casi. Risale Caserta fino a 197, superando Mondragone, che è scesa a 194. Restiamo a Caserta perché il sindaco locale Carlo Marino ha voluto accogliere con una toccante lettera l'insediamento del nuovo vescovo della città, Monsignor Pietro Lagnese. Eminenza, ha detto il sindaco, e con infinita gioia che accolgo il suo arrivo nella comunità casertana, terra che lei ben conosce e di cui è figlio. In questo primo messaggio lei ha chiesto di non essere lasciato solo e le prometto che le sarò al fianco come persona e come sindaco di Caserta, ha detto Marino, soprattutto in questo particolare momento difficile per via della pandemia. Le esperienze delle ultime settimane, si legge, paralizza le nostre famiglie e tutta la società, ma la fede ci porta a reagire. La fiducia alimentata dalla preghiera non ci abbandona. Caserta è il popolo di speranza e lei è il nostro nuovo faro dopo che si è spento quello del Monsignor Dall'Ise. C'è da intervenire con urgenza e concretezza, con delle politiche appropriate oggi più che domani. Questo è un impegno per la società civile, per noi amministratori, ma anche per la Chiesa. Diamoci una mano, ha concluso Marino, facciamoci coraggio, ma con lei al nostro fianco questo cammino sarà sicuramente meno faticoso e incerto. Chiudiamo con il calcio. La Juventus ha vinto la Supercoppa italiana nella sfida del Mapei Stadium contro il Napoli, in una partita particolarmente bloccata e caratterizzata da ritmi bassi. Alla fine sono stati i bianconeri a trionfare, con Andrea Pirlo che ha vinto il suo primo titolo da allenatore. Nel primo tempo una sola grande occasione per il Napoli con il colpo di testa di Lozano, che è stato bloccato da Szczęsny. Nella ripresa i torinesi sono partiti in maniera più aggressiva e hanno trovato il vantaggio su situazioni da calcio d'angolo, con Cristiano Ronaldo bravo ad approfittare di una disattenzione e di un rimpallo sfortunato su Bakayoko. Il Napoli avrebbe anche l'opportunità di pareggiare con un calcio di rigore guadagnato da Mertens per fallo di McKennie, ma il capitano azzurro Lorenzo Insigne, dopo aver spiazzato il portiere, ha battuto però fuori. Ecco perché alla fine, su una situazione di contropiede, la Juventus ha chiuso i giochi. Su una azione personale di Cuadrado è stato Morata a siglare il gol definitivo 2-0 poco prima del fischio dell'arbitro Valeri, che ha consegnato dunque la Supercoppa numero 9 ai bianconeri di tutta la loro carriera. Una vittoria arriva anche per la casertana, che ha battuto 1-0 il Bisceglie in trasferta al Ventura grazie alla rete di Cuppone, che consente ai rossoblù di ottenere il terzo successo consecutivo, abbandonando quella che è la zona playout e rilanciandosi addirittura contestualmente nella zona playoff in vista della sfida contro la Juve Stabia della prossima settimana. La casertana è brava a gestire la partita per tutto l'arco dei 90 minuti, avrebbe anche l'occasione di raddoppiare dopo la rete iniziale di Cuppone, ma soffre alla fine con una grande parata di Avella, che riesce a salvare il risultato sul fendente di Zagaria. Da segnalare al minuto 47 l'infortunio di Konaté per un acciacco muscolare. Al termine della partita, soddisfatto sia il tecnico Federico Guidi che il giocatore Santoro. Andiamoli ad ascoltare. Sì, la squadra ha ormai recepito quelle che sono, al di là dei concetti e principi di gioco, ma ha recepito come viene affrontata ogni singola situazione in campo e soprattutto qual è lo spirito che ci deve contraddistinguere. E penso che oggi, anche da questo punto di vista, c'è da fargli i complimenti, e sinceramente non mi stanco mai di sottolinearlo, perché è un gruppo splendido che è veramente divertente e mi soddisfano sempre allenarlo e vederli giocare. Quindi sono orgoglioso di ognuno di loro, soprattutto perché anche oggi hanno abbinato grande qualità, grande possesso palla nel primo tempo, dove secondo me meritavamo di essere già in vantaggio, e poi a grande spirito di sacrificio, la voglia di non subire gol del secondo tempo. Insomma, tutte caratteristiche che poi ci hanno portato a fare una prestazione secondo me molto positiva.
Sì, purtroppo questo ce lo siamo detti tante volte, non abbiamo mai avuto la possibilità di dare continuità né agli allenamenti né alla partita, perché io penso che tutto il girone d'andata io penso abbia sempre cambiato la formazione e questo la dice lunga. Sì, a volte sono delle scelte, ma molte volte sono state tutti inciampi sul nostro percorso tra Covid o problemi che ci hanno precluso di avere una certa continuità. Però io li ho visti crescere da agosto ad oggi, ogni singolo calciatore, hai citato Santoro, hai citato Vella, ma sarebbero tutti quanti da menzionare perché la crescita che sta avendo Cuppone, la crescita di Matese, ma insomma non citarne qualcuno veramente rischierei di fare un torto a qualcuno. Quindi è un gruppo che sta crescendo e stanno prendendo consapevolezza in quelle che sono le loro qualità. E mi sbilancio perché credo fortemente che abbiano ancora tantissimi margini di miglioramento. Diciamo che ora stiamo raccogliendo i frutti che aspettavamo da un po' di tempo. Abbiamo lavorato tanto nella prima parte della stagione ed ora siamo arrivati nella condizione che speravamo. Sì, mi abbasso molto a prendere la palla e ci troviamo bene con questo sistema di gioco, perché anche le due mezzali vengono a prendere palla, giochiamo sempre vicino, non la buttiamo mai e quindi è un gioco che fa bene a tutti. Siamo costruiti per giocare, non per buttare la palla lontana e rincorrerla, ma giocarla e arrivare lì con i nostri principi. Sì, ci sappiamo adattare ad ogni situazione, diciamo. La prima parte della gara abbiamo provato a farla noi e è mancato solo il gol, come hai detto tu, perché abbiamo giocato veramente bene. Poi dopo il gol, ovviamente, loro si sono alzati, noi ci siamo abbassati un po' comunque per difendere il risultato, perché sì, il gioco va bene, ma dobbiamo portare anche i punti a casa e quindi ci siamo riusciti bene, ci siamo adattati bene. Era questa la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che l'informazione di Teleprima si sposta ora in serata, alle ore 21 c'è il Prima TG da parte mia, grazie, nuovamente, arrivederci.